sono cresciuto moltissimo perché bene o male le mie presenze in campionato le ho fatte, quindi ogni partita vale moltissimo e quindi mi sento cresciuto parecchio, per la verità. Posso non te lo regalo a nessuno, soprattutto a nazionale, perché ci sono tantissimi campioni che hanno un sacco di presenza in campionato, parecchi gol, quindi è giusto, mi sembra una cosa più che normale questa. E, no, ogni volta che si scende in campo si deve dare il massimo, si deve fare qualcosa in più rispetto agli altri per meritarselo il posto. No, io nel mirino c'ho il campionato con la Samp e che voglio fare molto bene con loro e per guadagnarmi certo qualcosa di importante, però l'obiettivo non è il mondiale ma far bene con la Samp e il mondiale è una conseguenza. No, la Samp è il posto ideale perché sono giovane, ho bisogno di giocare e ho anche una struttura fisica che non posso permettermi di fare una partita al mese, devo giocare con continuità e per far sì che ogni volta posso dare il massimo. Ma quest'anno è un campionato difficile perché, come si è visto nelle prime partite, si sono rinforzate tutte le squadre. Sarà dura, quello sì, però secondo me abbiamo le qualità necessarie per fare un'ottima stagione. Con qualche difficoltà, perché la Serie A non è facile, però possiamo farcela. Devo dire la verità, ma mi ha insegnato molto perché bene o male io in allenamento cerco sempre di copiare i punti di forza dei miei compagni per cercare di migliorare me stesso e quindi ho avuto un grande esempio ma anche come persona, a dire la verità, quindi sono molto contento di ritrovarlo qua in nazionale e così lo stesso vale per Diamanti che l'anno scorso ho passato davvero un bel anno con loro due, quindi sono contentissimo. Ma dipende da molti fattori, dipende dal modulo in cui si gioca, dai compagni, e quindi è difficile dare una risposta. Comunque preferisco giocare il punto, come sto facendo adesso nella Santa.